Salve a tutti, sto per cominciare la diretta che vi ho annunciato e che è stata pubblicizzata anche dagli amministratori. Sono molto contento, questa è la prima puntata di questo nuovo anno. Faremo il punto sull'anno che è passato, sulle sue novità e poi parleremo a ruota libera di cos'è la realtà che ci circonda in campo esoterico, e avremo anche nel corso della trasmissione, forse ci verranno a salutare un po' di amici che ci hanno accompagnato nelle mie trasmissioni durante l'anno passato. Allora, mentre vedo che vi state, salve Roberta, vi state collegando. Ancora qualche secondo e parto, eh? Buonasera Katia, salve Gabriella. Salve Michele. Ok, penso che possiamo tranquillamente cominciare. Innanzitutto tanti auguri a tutti coloro che sono presenti su questa splendida pagina di Facebook e che hanno anche la pazienza di seguirmi, che mi hanno seguito fino adesso. E annuncio che questa è la prima trasmissione in diretta del 2023, che va alle 21:30 e praticamente adesso ne farò due al mese e sempre a questo orario delle 21:30. Allora, spero che voi abbiate fatto una buona fine d'anno, che vi siate rilassati, che siate stati in famiglia, che vi siate, per chi ha potuto, si sia divertito e sia stato in spensieratezza, anche perché l'anno che ci ha lasciato è stato abbastanza colmo di pensieri e preoccupazioni. Facendo il punto proprio su che cosa abbiamo vissuto nei 365 giorni precedenti all'inizio di questo 2023, io direi che tre sono le cose che lasciano un segno. Uno è stata praticamente la fine della pandemia e contestualmente alla fine della pandemia l'aver saputo cosa effettivamente ha comportato l'uso dei vaccini ai fini del combattere il Covid-19. E la scoperta che, nonostante il Green Pass, nonostante tutte le leggi che sono state fatte per obbligare i cittadini tutti quanti a vaccinarsi, chi protestava e chi non si è vaccinato in fondo aveva ragione, perché la cosa che spicca di più agli occhi è proprio che questo vaccino non rendeva assolutamente immune chi lo prendeva da diffonderlo nonostante si fosse vaccinato. E tanto è vero che la prima eclatante storia di questo genere che si è avuta proprio
durante la vaccinazione è stata quando è partita la nave da crociera, dove erano tutti con Green Pass, e dopo qualche settimana erano tutti con il Covid, pur essendo partiti con tanto di tamponi e di carta verde. Certo, la discutibile sentenza della Corte Costituzionale sul fatto che fosse legittimo o meno tutti i provvedimenti che il governo ha preso, compreso le limitazioni di impedimento al lavoro della gente e via discorrendo, siamo in attesa delle cosiddette considerazioni, no? delle motivazioni di questa sentenza, ma si capisce, la Corte Costituzionale magari non è entrata proprio nel dettaglio, ma ha analizzato soltanto magari se la legge aveva un interesse superiore oppure no. E quando dico non è entrata nel dettaglio, non è andata a vedere se quando annunciavano che con questo vaccino si sarebbe bloccata la diffusione del virus, e questo poi non è vero, certo non spetta alla Corte Costituzionale, no? Magari quando arriveranno le prove provate, perché ancora si discute che se questo sia importante o meno, se sia vero o meno, il fatto sta che in un'altra sessione, se qualcuno avrà l'interesse a riprendere in mano il discorso, si vedrà come si evolverà la situazione. Di certo è che comunque, se invece di fare da chimerino e vigilattese e aspettare che la gente andasse a intasare i pronto soccorso e le terapie intensive, si fosse magari fatta permessa la cura ai medici di famiglia, si fossero fatte le visite, si fossero date se non altro le indicazioni per prendere antinfiammatori discorrendo, forse tutto questo non ci sarebbe stato e neanche i 700.000 morti del primo anno. Ma col senno di poi, chissà, forse siamo anche un po' inclementi nei confronti di chi ha dovuto affrontare l'emergenza. Invece l'altra cosa eclatante che possiamo dire ha segnato e continua a segnare anche quest'anno e forse anche gli eventi futuri è lo scoppio della guerra fra la Russia e l'Ucraina, o meglio l'invasione della parte della Russia dopo anni di problemi nelle zone di confine, nelle zone russofone e via discorrendo, e di questo punto ne approfondirò più certamente che rispetto alla situazione del Covid, perché è importante sapere quello che sta succedendo e perché sta succedendo, e vorrei dirvi la mia visione di quello che c'è effettivamente dietro a tutte le situazioni che stiamo vivendo. E poi l'ultima è quella più eclatante, quella che è successa proprio a ridosso di queste festività, e cioè la morte di Papa Ratzinger, di Papa Benedetto, e con tutto lo strascico di polemica che si porta dietro, e cioè sul fatto se effettivamente questi due papi che hanno convissuto insieme, se fosse una cosa legittima, se in base a anche al diritto canonico Papa Francesco sia un vero papa oppure un facente funzioni, se questo discorso della sede vita ha qualche cosa da approfondire dal punto di vista di chi è che coercizzava e faceva. Abbiamo il primo ospite, adesso lo faccio entrare. Ciao Dario. Ciao Gabriele, buon anno, che ci ciao, vediamo Dario, per la prima volta. Buonasera a tutti. Allora innanzitutto da dove ci chiami? Da Roma, da Palermo o da Torino? Perché tu sei l'uomo dei tre punti cardinali, no? Nord, sud e centro. Diciamo che sono a Palermo ancora per poco, domani sarò a Torino. Va bene, poi che fai? Passi per Roma, ti fermi a Torino, come... poi che fai? Prendi un disco volante, prendi un treno, prendi un aereo? No, senza giri spaziali, direttamente a Torino stavolta. No, peccato, perché sennò ti chiedevo un passaggio, fossi stato sul disco volante. Sarei la prossima volta il passaggio te lo do. Ok, allora, grazie per essere venuto e per averci fatto questi auguri. C'hai qualche novità al volo, grazie. Qualche chicca? A proposito, come va il tuo libro che
So che sta andando bene, la promozione è riuscita. Come dici? Allora, il libro, se intendi il romanzo, sinceramente, Sì, romanzo. sembra stia andando bene. Diciamo che sto avendo diverse soddisfazioni, però non è lecito sapere il numero di copie, per una questione editoriale. E Non lo ovviamente fanno la pubblicità sapere in questo perché momento. tengono, Sì, non te lo dico, non lo fanno fanno sapere, lo sapere. tengono nascosto. Esatto, sì, fino al pagamento delle royalty non fanno sapere nulla. Ma scusa, Sta non andando vogliamo in dire il titolo pubblicità. del Certo, tuo libro? Lo vogliamo dire il titolo? sono un poco oggi stordito, quindi fai bene a dirmi tu le cose perché altrimenti non me le ricordo. Sì, il libro si chiama Cronache dello Spazio, che è il titolo della saga, e Marte, il pianeta degli antenati, che è il titolo vero e proprio del primo capitolo, che è stato pubblicato a settembre dell'anno scorso e che è attualmente, diciamo, in vendita o prenotabile attraverso le librerie e ovviamente su tutti i portali, quindi lo si trova su Feltrinelli, Mondadori, Ah, è vero, IBN. perché non è un libro singolo, è il primo libro di una saga che andrà in onda. Tu sei un novello Asimov. È vero, Eh sì, mi sbaglio sempre. magari, non mi permetto di paragonarmi minimamente a quel nome, Poi però sarebbe giustamente hai detto sicuramente bello. quale libro, se il mio o qualcun altro, perché adesso sta uscendo anche il libro che è il resoconto dell'ultimo convegno PUI, dove si presenta la federazione, dove si presenta il comitato tecnico e dove c'è il tuo intervento, quello della Conforto e di Cirami, no? Sì, Che non mi esattamente. Il ricordo come si libro chiama. è già prenotabile su Amazon. E il nome che mi hai preso, diciamo, in un momento, te l'ho detto che sono L'ufologia è contro stordito. la scienza o la scienza è contro l'ufologia? No, la scienza incontra gli UFO. Ah, la scienza è contro gli Era UFO, esatto. sì, è il convegno che abbiamo fatto a Roma, che era la scienza incontra l'ufologia. Invece il Giusto, titolo mi del libro, sono La scienza incontra gli UFO. Eh sì, c'è un mio intervento, è uno di tre quaderni in cui la Federazione Ufologica Italiana ha collaborato con il proprio Comitato Tecnico Scientifico e questa casa editrice. Hai partecipato anche tu al primo, quello sul paradosso di Fermi. C'è un Sì. secondo, a cui ha partecipato anche Cirami, che è quello sul fenomeno degli UAP, fenomeno UFO a livello anche storico, fino, diciamo, alla disclosure di oggi, e quest'ultimo. E probabilmente ci saranno in futuro anche altre collaborazioni. Io voglio fare un augurio a tutti, anche a te, Dario. Un augurio che questo nuovo anno possa essere ricco di doni belli, però, perché quelli che abbiamo ricevuto negli ultimi anni non sono poi così belli. Le sorprese non sono Stavo state appunto per nulla dicendo, belle. quando sei arrivato, stavo appunto facendo il punto sulle tre cose fondamentali, no? Il Covid, che si è scoperto che il vaccino non evitava la diffusione, e la sentenza della Corte Costituzionale e tutto il resto, sulla guerra, che purtroppo non è di buon auspicio perché non hanno voluto fare nemmeno la pausa per la regola natalizia, ma non la Russia, gli ucraini, che è ancora peggio, no? E poi avrei parlato adesso, dopo di questo, stavo parlando di Papa Ratzinger, no? Di quello che comporta questo fatto che ci abbiamo avuto due papi. Se è morto questo diventa antipapa se non si dimette, perché c'è anche questo problema. Ma se mi permetti ti dico la mia. Allora, sul discorso vaccini a livello, diciamo, il discorso Covid, a parte che non ci sono mai stati numeri per la pandemia, perché i numeri di pandemia sono ben altri, ma a parte questo, la questione dei vaccini a livello scientifico globale non sono mai stati atti a, diciamo, far finire un'epidemia. Non si sono mai fatti durante un'epidemia perché durante un'epidemia contribuiscono al contagio. Questa è scienza, non è medicina spicciola o televisiva. Solo che è stata totalmente ignorata.
c'erano delle cose che andavano fatte in un determinato modo e le hanno fatte a discapito di qualsiasi altra cosa. Per quanto riguarda Eh sì, la c'è una guerra, scienza che, è di serie A e una scienza che è di serie B. La decidono, sì, chissà chi la decide, in quale stanza si beh. decide qual è la scienza, vabbè. E poi per quanto riguarda la guerra, l'ultima, se non ho capito male questa sera, in realtà c'è un cessate il fuoco unilaterale russo di 36 ore con il fermo totale di tutti i movimenti e tutti i combattimenti da parte russa, che ancora una volta non viene accettato dalla parte ucraina, ma non promette niente di buono perché è evidente, sempre più evidente, che dalla parte occidentale, dalla parte ucraina, non c'è nessun interesse a far finire questa guerra e neanche a Beh, valutare le vere anche gli USA però motivazioni l'hanno dei problemi. criticati, eh? Anche gli USA hanno criticato questo fatto di non aver voluto accettare una tregua. E forse sta cambiando un pochetto l'aria anche dall'altra parte, perché, sai, dopo le ultime elezioni non è che Biden sia molto sicuro, eh? No, per niente, credo che sia nuovamente favorito Trump, che tra l'altro vorrei ricordare, al di là di tutti i difetti, che è l'unico presidente degli Stati Uniti che non ha mai fatto una guerra durante il suo mandato. Quindi potrebbe anche essere una soluzione per finire questa, se continuasse ancora e non degenerasse, cosa che purtroppo sembra sempre più evidente. Io quindi mi auguro che quest'anno nuovo sicuramente speriamo che lo faccia, ma ne dobbiamo essere anche tutti convinti perché altrimenti non si va da nessuna parte. Ci porti buoni propositi, ci porti sicuramente migliori possibilità, magari la fine della guerra, magari la fine di questo periodaccio da tutti i punti di vista, un ritorno alla normalità e magari anche meglio della normalità. E ovviamente tutta una serie di poi soddisfazioni, di gioie personali un po' per tutti, ricordando che il distanziamento sociale in questi anni ha portato anche a sfasciarsi delle famiglie, delle coppie, a creare dei problemi a mai finire tra amici, tra persone che la pensano in maniera diversa, ancora di più dei partiti, della politica, del credo religioso, eccetera. È che bisogna necessariamente ritornare alla norma e riallacciare quei rapporti persi là dove è possibile ancora farlo, mettendo da parte tutte le stupidaggini che sono state dette e che sono state utilizzate proprio per creare dissenso sociale, per creare distanza interpersonale, personale con gli altri, eccetera, e alla fine creare un caos sociale. Una serie di problematiche che non sembrano volersi risolvere e che non sembra che ci sia qualcuno intenzionato a farlo. Ma sai, Gabriele, io ho visto anche di recente, l'ho messo anche su web, anche sulla mia pagina Facebook, un video a proposito dei media, no? Che sono alla base della comunicazione di massa, su questi 50 gradi sotto zero in America, no? Negli Stati Uniti d'America. E questo ha messo le webcam in diretta, che praticamente sono presenti, sia nei punti dove avevano detto, no? Vicino a Washington, vicino a New York, e non c'era assolutamente né tutti questi pezzi di neve, le macchine camminavano tranquillamente, addirittura c'erano le pozzanghere d'acqua sciolta, c'era l'acqua liquida, che se fosse stato 50 gradi sotto zero era una lastra di ghiaccio. Guarda, Gabriele, è arrivata anche, guarda che sorpresa che ci abbiamo anche, che viene a farci gli auguri. Eccola qua, guarda chi c'è. Aspetta Ciao, che c'ho il dito tozzo. Ciao Dora, auguri, buon anno, benvenuta, ciao benvenuta Dora, con auguri. noi. Auguri, buon anno, auguri. Io Ciao. Allora, stavamo parlando degli stasera sono auguri col dei... No, cellulare collegata. ma ti si vede Sì, io benissimo, ti si pure. sente pure bene. No, ma è perfetto, Lo so. assolutamente buono. Si vede che stasera siamo in pochi su web. Stavamo dicendo con Gabriele che lui si auspicava che cambiassero un po' le cose, no? E io da pessimista dicevo: guarda, visto pure quello che passa in televisione, ho paura che chi sta controllando l'informazione
dopo il discorso della pandemia, dopo il discorso della guerra, adesso stia puntando, no? Per esempio, i 50 gradi sotto zero in America. Ho messo sulla mia pagina web dei filmati, un film che ha messo insieme tutte le telecamere dei punti dove dicevano che era tutto bloccato, tutto sommerso dalla neve, che era tutto libero. C'era la neve, sì, ma ai bordi con le pozzanghere d'acqua, quindi neanche congelate, perché di solito a 50 gradi si pattina, non è che c'è l'acqua limpida, capito? Quindi sì, ho paura che il mainstream sia ancora in mano a chi vuole, come dice Gabriele giustamente, creare patemi d'animo e via discorrendo. Ma io so che Gabriele ci deve lasciare e volevo però fargli questa domanda che ci ha fatto un attore, che è Michele Paparella, e dice: sulla disclusura sugli UFO l'impressione che stiamo facendo un buco nell'acqua dal momento che gli USA mai ammetteranno la verità, ma essendo seriamente preoccupati porranno la cosa esclusivamente sul piano della sicurezza nazionale, facendo leva su una nuova paura. Come vedi, pure lui la pensa come me, si va avanti di paura in paura, no? E forse anche mettere gli alieni come paura. Allora, innanzitutto vorrei sottolineare che sono ormai più di 2 anni che si parla di UAP a livello mondiale, quindi del nuovo fenomeno degli UFO, che inizia nel 2004 con la questione della portaerei Nimitz, inseguita da questi oggetti chiamati Tic Tac, perché somigliano appunto alla, anzi sono identici alla caramella, e che prendono un nuovo nome che in realtà ha inquinato il mondo dell'ufologia, perché ha reinserito nel calderone tutta una serie di cose che in 70 passanni di ufologia erano state in qualche modo già scartate. Faccio un esempio pratico: il fulmine globulare, che è un fenomeno aereo non ben conosciuto, ritorna a essere un fenomeno aereo sconosciuto e di conseguenza va a ledere quello che è il lavoro fatto dagli ufologi, va a reimpastare negativamente il tutto. La questione però è significativa, perché quando un governo, ma anche non fosse stato il governo, solo le forze armate o solo i servizi segreti, hanno un modus operandi preciso per gestire delle cose. Certo. Ovviamente quando parliamo di informazioni preziose, di informazioni che sono state nascoste e custodite per vari motivi, e non dobbiamo dimenticare che ci sono sempre dei motivi validi per fare una cosa del genere, non sto a dire se giusti o sbagliati, ad un certo punto, quando si comincia a parlare di disclosure in tempi non sospetti, con un'accelerazione incredibile in questi anni, e l'arrivo al congresso del report, poi dell'altro incontro con i servizi segreti al congresso, gli altri video, tutto il resto del materiale che lentamente viene rilasciato, ma principalmente sempre attraverso richieste di privati e richieste di network, giornali, eccetera, eccetera, che attraverso la legge per la libertà dell'informazione americana, il FOIA, riescono ad avere e a diffondere di conseguenza le informazioni, come fa per esempio il The Sun. Ma cosa succede? Succede che quello che ci arriva a noi, cittadini mondiali, forse di più che a quelli stessi statunitensi, sono informazioni che ci dicono che il governo americano sta rilasciando finalmente delle informazioni, che il Congresso sta andando verso lo studio è una conclusione sul fenomeno UFO, e che alla fine i servizi segreti e le forze armate americane diranno la loro dopo aver studiato, quindi diffonderanno il tutto in una disclosure sul fenomeno. Non è così, non è mai stato così, e non è questo lo scopo. Allora, il tutto avviene in un momento in cui vengono fondate le Space Force e lo Space Command negli Stati Uniti per un motivo preciso: contrastare lo Space Command, le Space Force russe e cinesi e quelle di altri paesi del mondo che stanno nascendo, o dei reparti speciali, tra cui c'è quello britannico, quello giapponese, quello italiano. Noi abbiamo il reparto
dello Space Command, che lavora a stretto contatto con lo Space Command e le Space Forze statunitensi. E che hanno sì degli scopi difensivi, ma anche degli scopi offensivi. Quindi si sta andando in direzione di una militarizzazione dello spazio, Rivoluzione dove chi delle guerre arriva prima, serrane iraniane. forse anche più avanti, perché chi arriverà a dominare lo spazio per primo dominerà il globo, cioè È per forza. non ci saranno più altre possibilità. Quindi, quale modo migliore per creare, diciamo, un finanziamento col consenso del Congresso e del popolo statunitense c'è di quello di creare un nuovo nemico che necessita nuove risorse? Ora, io non sto qui a dire ci sono alieni buoni o cattivi, perché non è questo il problema. Ma che siano buoni o cattivi, che poi è riduttivo, il risultato finale è quello che loro vogliono, cioè fare apparire il tutto come una minaccia, ma che per i piloti è Per realmente una giustificare il minaccia, riarmo perché, dello spazio, certo. perché il Perché così, pilota che fa un perché se avessero avvistamento detto UFO. spostiamo la guerra dalla terra allo spazio, ci sarebbe stato il movimento pacifista spontaneo che avrebbe giustamente protestato. E invece dicendo c'è la minaccia dell'asteroide, quindi dobbiamo mettere i missili nello spazio, c'è il problema degli extraterrestri negativi, automaticamente è tutto giustificato. E quindi loro, avendo il consenso, il congresso rappresenta il popolo, continua i finanziamenti, e naturalmente in questo c'è sempre la negazione plausibile, perché uno dei modus operandi dei servizi segreti di sempre e di tutto il mondo è quello di mettersi nelle condizioni, divulgando informazioni vere e informazioni false insieme di proposito, di poter sempre cadere in piedi e dire l'ultima, perché se io diffondo delle informazioni vere in mezzo a un mare di fesserie, nel momento in cui qualcuno mi dirà, anche pubblicamente, anche legalmente, che io non sto dicendo la verità, io posso dimostrare che una verità l'ho fatta trapelare. Sei tu che non l'hai riconosciuta. Viceversa, Bravissimo, in mezzo al bravissimo. marasma io inquino il tutto, perché Va così bene. tu non sei in condizioni di stabilire che quello è Stai vero. dicendo quello che negli anni 70 avevano già approntato come studio sui media e sull'informazione e sul fatto che attraverso l'informazione si può governare il mondo. E si metteva in risalto che c'era l'informazione, quella istituzionale, l'informazione che doveva venire dal libero giornalismo e l'informazione che è, diciamo così, pilotata dallo sponsor, perché giustamente l'editoria deve campare di qualche cosa, campa sia di pubblico che di privato perché c'è la pubblicità. E da questo studio si diceva chiaramente l'informazione sarà per formare l'opinione pubblica, se prevale la politica verrà influenzata dal potere politico, se prevale la libertà di stampa sarà veramente il quarto potere, quello del famoso discorso quarto potere. Se invece è quello dello sponsor, e sono problemi perché allora l'informazione verrà veicolata e porterà l'opinione pubblica in un interesse privato. E non ti sembra proprio quello che è successo col Covid? Sì, ma infatti alla fine è propaganda, cioè è giornalismo particolare, naturalmente, atto a indottrinare letteralmente le persone a compiere azioni, a determinare delle cose, a ragionare in un determinato modo, a seguire una corrente piuttosto che una. C'è uno studio, dico solo questo, poi vi devo lasciare. C'è uno studio fatto da un, non ricordo il nome purtroppo, un docente universitario, credo dell'Harvard degli Stati Uniti, che ha fatto un test pratico sui suoi studenti durante le lezioni. E sostanzialmente ha dimostrato come in soli 3 giorni, con il giusto indottrinamento, è riuscito a trasformare una classe di più di 20 studenti
con opinioni differenti, pensieri differenti, di ceti sociali diversi, tutti con un ideale razzista, nazista, Certo. senza fare assolutamente nessuno sforzo, soltanto indottrinandoli durante le lezioni con esempi che convincessero attraverso quell'esperienza a seguire un determinato pensiero per autodifesa, perché davanti all'autodifesa, davanti a quando vengono lesi i nostri interessi, ma in maniera palese, palesata, Certo. noi ci difendiamo a qualunque costo. Il problema è che, come hai detto tu, attraverso il giornalismo, soprattutto televisivo, ahimè, possono anche andare oltre questo e possono direttamente portarti, senza bisogno degli esempi, senza bisogno di niente, a pensare in un determinato modo, perché lì c'è stato già un precedente indottrinamento dove tutto quello che viene detto in televisione è giusto, tutto quello che dicono gli altri, anche se hanno vinto il premio Nobel, è sbagliato, per non dire che è una stupidaggine o ben altro. Questo purtroppo è un problema della natura umana che ci porta a essere facili prede di chi è malintenzionato se non abbiamo gli strumenti per contrastare l'indottrinamento, forse il controllo mentale, potremmo dire a un livello più basso, e tante altre cose come la propaganda e ovviamente anche la paura, il terrore, che sono gli strumenti più importanti. Quella è la leva del controllo mentale, chiaramente. Ragazzi, io Gabriele, vi devo infine, salutare. grazie per la Va tua bene. presenza e per la Vi sorpresa. auguro Auguro Gabriele. il Ciao. migliore anno della vostra vita. Un abbraccio Grazie, e che un bestia, tanti bacione. auguri. Ciao a Ah. tutti. Ciao. Ciao, Ciao, Gabriele, Gabriele, grazie. ciao. Perfetto, Ma allora. ciao, ma praticamente, ma non ho capito, pensavo che ce n'erano tanti, ma ho letto migliaia, 360.000, ma che cos'è? No, beh, questa è la pagina su cui siamo. Questo è Ponti di Luce, no? Noi siamo sulla pagina dove abbiamo fatto. Ah no, perché io e te l'abbiamo fatto una volta sola qua. Ma noi faremo una bella trasmissione su tutto quello che è archeologia spaziale e su. Anzi, perché non presenti tu quali sono le cose di cui ti occupi? Ma quando? Adesso, in due parole. Cos'è che tu ricerchi? Che praticamente noi abbiamo fatto delle trasmissioni, no? Abbiamo parlato di zone misteriose, abbiamo parlato di cose che non si spiegano se non con l'intervento di extraterrestri o di entità superiori a quelli che erano gli uomini dell'epoca che hanno edificato determinate cose. E oltretutto tu poi sei un'esperta anche, noi abbiamo parlato anche di mummoli, no? Quelli che sono stati scoperti da il nostro Indiana Jones, che è Angelo Pitoni. Sì, Abbiamo nomoli, parlato. nomoli, sì, i nomoli, sì, nomoli, sì. Esatto, i nomoli. Io ho detto. A I volte dico che mi scrivo i fiaschi, perché è vero mummoli, che vabbè, non fa è niente, passato avevo un altro anno capito. e la vecchiaia arriva sempre di più. Comunque io spero No, che no. tu abbia passato una buona fine e sia bene incamminata sull'inizio di quest'anno. Allora, ma in questo momento ci stanno seguendo, Siamo no? in diretta, come no? Siamo in Ah, diretta. scusate, siamo in diretta, no? Ma ci sono, dico, siamo sul canale, ma ci sono altri telespettatori, quindi. Come no? Guarda, adesso vediamo Scusate. se riesco a vedere. No, scusate, perché no, io pensavo che era un appuntamento informale, cioè non. Sì, aspetta, allora perché io ho invitato tutte le persone con cui ho fatto le trasmissioni e che sono con me nella Federazione Ufologica Italiana come Sì, ricercatori, sì. essendo al 5 di gennaio, a venire a fare gli auguri a tutta la pagina di Facebook di Ponti di Luce. E chiaramente, siccome anch'io ho saputo che avevo questa trasmissione a stretto giro,
Anch'io ho investito su coloro che interverranno e che sono già intervenuti come Gabriele Lombardo all'ultimo minuto. Quindi la povera Dora è generosamente è venuta, ma non sa su che palcoscenico sta. Gli avevo accennato che è una pagina che ha tante persone che seguono, ma giustamente è un po' spaesata. Allora dicevo, Dora, siamo insieme a tanti amici che ci stanno seguendo e molti altri ci vedranno perché poi la trasmissione rimane sulla pagina. Anzi, adesso ti manderò pure l'invito a partecipare alla pagina Ponti di Luce perché intervengono tante belle persone che hanno tanti bei discorsi e alcuni dei quali ti interesseranno moltissimo. Certo. E poi ti ripeto, dovremmo fare una trasmissione qui dove presenteremo bene tutti i tuoi studi e ne faremo tante, tante tutte insieme. Allora, Sicuramente, Dora, sicuramente. tu ti occupi di archeologia spaziale, di archeologia del mistero e di cose che non rientrano, anche se l'archeologia ufficiale non lo vuole dire, nella Sì, normalità ne di quello che dovrebbe essere la posizione ufficiale, no? sì, esatto, che non rientrano nell'archeologia ufficiale praticamente, esatto. Tutto quello che viene negato, anche se c'è l'evidenza dei fatti, perché comunque ci sono dei ritrovamenti cioè l'archeologia, diciamo, non ufficiale è quella parte di archeologia che non viene riconosciuta appunto dalla scienza. Ufficiale basti pensare alle costruzioni megalitiche che sono sparse su tutto il pianeta, o anche vari Le siti, piramidi. sì, le piramidi, ma anche non solo le piramidi, anche diversi megaliti che ci sono anche in Africa. Ce n'è uno, per esempio, il cosiddetto calendario di Adamo. Non so se ne ho parlato, no, ancora non ne ho parlato. Comunque, un'anticipazione. È praticamente un sito. Nella Esatto, sì. prossima trasmissione. Sì, ma poi ci sono anche diversi testi, anche i testi vedici indiani parlano di civiltà passate che facevano voli spaziali, basti pensare ai Vimana. Platone anche stesso parlava di Atlantide nell'opera Il Timeo e Crizia, cioè ci sono anche fonti storiche che parlano di civiltà che ci hanno preceduto, no? E che avevano una grande conoscenza scientifica, ma anche a livello anche spirituale, no? Avevano anche delle conoscenze non solo scientifiche, ma anche spirituali, ecco. Vedi, stai toccando un aspetto importante perché prima hai detto la scienza ufficiale la nega, no? Ma noi sappiamo che la scienza ufficiale addirittura nasconde, perché pensa agli scheletri dei giganti trovati in Sardegna che le belle arti hanno fatto Infatti, sparire. esatto. Quindi qui siamo Esatto, oltre ma il discorso che negano perché magari c'è l'appiglio per negare. Qui c'è proprio la volontà di nascondere. Di scrivere la infatti, storia fa comodo a loro. sì. Ma sì, basti pensare anche alle tavole sumere di Sicin, anche dove praticamente si vedono questi esseri alati che fanno degli esperimenti, insomma. Le tavole di Sicin, scusate, le tavole sumere, ma anche il mito sumero di Gilgamesh, cioè lì c'è tutto, è Io a spiegato proposito proprio. di Sinti e dei Sumeri ho fatto una trasmissione qui con chi praticamente ha proprio studiato esclusivamente il discorso Oh, aspetta che ci abbiamo un'altra bella sorpresa. Guarda chi è venuto a trovarci. Allora, vediamo. Oh, eccolo qua. Ciao Ciao Dario, Mippo, ciao benvenuto, buon Dora, anno ciao, anche a te. ciao auguri. Grazie, tanti auguri. Dai, ce l'ho fatta ad arrivare, in extremis, Sono ma proprio contento che sei riuscito a intervenire. anche a me fa Anche perché, come ho piacere. detto per Dora, vale pure per te, te l'ho detto all'ultimo minuto perché questa è una trasmissione eccezionale, ma è diventata bellissima. Ci ha appena lasciato Gabriele, quindi stiamo offrendo Bene. tutta una serie di possibilità a chi ci sta seguendo e chi ci seguirà su Ponti di Luce. Certo.
Ti trovo bene, sì. Un po' con i capelli lunghi, ti sei... è un mio pezzo, ho sempre tenuto i capelli lunghi, anche se ormai sono pochi. Ma beato te, avere i capelli da allungare. Come hai passato questa fine d'anno, bene? Beh, bene, bene, diciamo in famiglia, con i miei figli, con i parenti, tranquillo, ecco, no, nulla di eccezionale. Però a me piace niente così. Niente la perception, allora, tutto normale. Sì. Niente fenomeni strani, niente paranormale, diciamo tutto normale. Allora, quello che stava con noi è nella fino a poco tempo fa, Simone Leoni, mi ha mandato un video messo da un ricercatore esoterico del Sud Italia, adesso non ricordo il nome, che lui riprendeva un'altalena per bambini, quelle doppie, sai, quelle doppie, sì. E c'erano gli alberi intorno, c'era un'altalena che faceva su e giù, l'ho non si muoveva visto. una foglia, l'altra era perfettamente immobile, che tu sai, no? Che se si muove Sì. l'altalena, si muove anche l'altra per In lo sviluppo, teoria. e quasi attaccata allo stesso tubo, si muove pure quella. No, una era perfettamente immobile e l'altra faceva su e giù. Ma la ripresa per 5 minuti buoni, eh? Sì, l'ho visto in giro sto video qua, ma è molto curioso, molto particolare. Però sai, dare un giudizio non è facile, se non hai Bisogna sempre fare domenica. Anche delle... è certo. Sai, la gente si inventa di perché tutto. sì, io dico sempre che mentre Gesù Cristo tramutava l'acqua in vino alle nozze di Cana, c'erano gli imbroglioni che con le canne, le doppie canne e due brocche facevano lo stesso giochetto. Quindi Sì. tutto Ma quello sai, che è miracolo si può riprodurre, quindi. io nasco come prestigiatore, quindi so bene come Sai che puoi dice fare vedo bene tanto. col cappello a cilindro? Dice no, Sì. proprio E dice vedo proprio bene. beh, è stata una cosa di gioventù, mi sono cimentato nell'arte della prestigitazione, mi sono divertito tantissimo. Quindi conosco molto bene quanti trucchi ci sono in giro, quanti ne vedo. A me arrivano decine e decine di video e ti garantisco che il 99,99% sono falsi. E c'è gente che pretende di spacciarli per buoni. Video, foto, poi non ne parliamo. Quindi, Certo. tanto Ma falso in guarda, la giro. cosa che mi ha colpito di più è che oggi dobbiamo stare molto attenti perché ho visto diciamo un filmato dove due persone stavano discutendo di quelle che sono le possibilità di manipolare i filmati, no? E a quanto pare, su dichiarazione dei servizi segreti israeliani, possono ricostruire un video e farti commettere un omicidio in diretta, Assolutamente sì. e non si riesce a risalire alla fonte originale. Sembra un Beh. video perfetto. Quindi, oltre ai furti di identità, a farti sparire perché potrebbero cancellarti dappertutto, no? Pure dall'anagrafe. Quindi potresti non essere pagato, se volessero, ti possono far Certo. fare qualunque cosa loro vogliono. Ma assolutamente. Ma guarda, andando sullo spicciolo, basta guardare quell'applicazione che gira recentemente, Face Off, mi pare che si chiami, dove tu prendi dei filmati, inserisci il tuo volto ed è una stupidaggine quella. Sì, Pensa ad certo. alti livelli cosa possono riuscire a fare. È una cosa Certo. incredibile. Quindi, bene, Senti, adesso vediamo un po' quest'anno cosa ci prospetta. ma Come stavo dicendo con Gabriele, non è che sembra tanto buono, perché la guerra prosegue. Addirittura l'Ucraina non ha voluto fare neanche la tregua natalizia, mentre la Russia l'ha fatta unilateralmente. Addirittura anche gli USA hanno criticato questa posizione. Ma qua sembra che le cose non vogliono mollare. No, E stavo appunto dicendo, perché volevo fare un po' il punto sull'anno passato, no? Che le cose che hanno caratterizzato è stata la scoperta che il Covid non evitava il contagio, il vaccino. Eppure, nonostante questo, guarda quello che stanno a fare con la povera disgraziata di Madame, che l'hanno crocifissa perché
sì, vabbè, è vero, non si è comportata bene perché invece che prendere posizione e dire il vaccino non lo faccio perché non ci credo, è andata a fare il finto vaccino, no? E poi lei si è messa a dire, ah, cioè, i miei genitori che sono naturopati non volevano che mi facessi il vaccino, hanno ingannato pure me. Vabbè, comunque sia, però l'hanno crocifissa e questo non sta bene, no? Cioè, anche alla luce di quello che è uscito fuori, ma qui non si torna indietro. Non è che dicono, ah, abbiamo sbagliato, no, qui si difende il Green Pass, si continua a criticare i medici che sono stati riferiti, dicendo, ah, mo si fa ritornare i medici di Novax. Come si è capito, come se fossero, che ne so, degli assassini, che ne so. Ma E questo guarda, penso. qui il discorso è molto vasto, Invece sul Papa, sinceramente. che ne È pensi? troppo vasto, sì, infatti è troppo vasto. Sul Papa Francesco, adesso che è morto Ratzinger, secondo te che dovrebbe fare? Secondo te è un Papa reale oppure no? Ma No, perché qua. guarda, io avevo Papa la mia reale. opinione sui papi. Non li ho mai visti di buon occhio per una questione mia, Ma ma questa la sappiamo, non è una questione chiedevo tua, ancora onestamente. l'ingegnere esoterico su da questo punto di vista. A prescindere da tutto questo, poi sai anche il fatto di non credere nel cristianesimo, eccetera, eccetera. E io credo che i papi abbiano in mano tante verità che nascondono. Sono dei potenti, citarne solo uno, Emanuele Orlandi. Loro sanno tutto. Il fatto che Papa Francesco abbia detto al fratello di Emanuela, il quale non ha mai mollato, il quale continua a ricercare, dice, finché non trovo il corpo di mia sorella, per me è viva, gli ha detto chiaramente, dice, ma è inutile che stai a impazzire, tanto tua sorella è morta. Insomma, ragazzi, che gente è Questa questa? non la sapevo. Questa non la sapevo. L'ho saputo, ma si è sentito anche in giro una cosa del genere. Era uscita, era trapelata questa cosa. Il fatto che i papi abbiano permesso la sepoltura in Vaticano di certi mafiosi, di certa gentaglia, cioè, insomma, Però per me. torniamo sempre a dire che non è detto che il vertice sa quello che fa la schiera sotto, perché poi tu sai che come si potevano infiltrare le spie all'interno dei servizi segreti nemici, così si può infiltrare Sicuramente, chiunque dappertutto. però io sinceramente Ma non è non del li buon vedo auspicio, liberi. ecco. Chissà cosa c'è sotto, guarda, in queste, lo sappiamo che all'interno del Vaticano ci sono di quei misteri e di quelle cose incredibili. Beh, a partire dalla morte Anche di Giovanni Paolo I. quello, insomma, ci sono tante storie che a noi non è dato sapere. Io Ma sì, conosco. ma poi penso anche basti pensare alla biblioteca che c'è sotto il Vaticano, perché c'è una biblioteca lunga 3 chilometri dove ci sono testi impensabili di antichissime civiltà, ma anche di mesoamericane, di civiltà mesoamericane. Cioè, che parlano di popoli delle stelle, che parlano della genesi umana, cioè. C'è di tutto, c'è di tutto. Io anni fa ho conosciuto una persona di Roma con la quale abbiamo avuto vari contatti telefonici e che mi disse, guarda, io ho la possibilità di entrare in qualche zona un po' quasi segreta del Vaticano perché ho scoperto delle cose tramite delle persone. Dice, se quando vieni a Roma e ti va, ti ci posso portare. E vabbè, tu mi inviti a nozze. Insomma, io non lo so, sarà una coincidenza, sarà quello che volete voi. Sto qui è morto, aveva la cinquantina d'anni. Hanno trovato Bravo, eh. morto a casa. Adesso non so, sinceramente, non voglio fare un'ipotesi di complotto, ma. Cosa è No, successo? no, io sono Poi propenso a credere a queste cose, si vede che probabilmente aveva messo le mani da qualche parte che non doveva.
Poi guarda, un'altra storia. La storia dell'ufologia è piena di uomini in nero che fanno sparire non solo le prove, ma voglia. Pure i testimoni, quindi. Ma poi ecco il fatto che la Chiesa, cioè i cattolici, i preti, nei riguardi di noi ricercatori del paranormale ci vedono come la peste, no? Però la gente non sa che all'interno del Vaticano esiste un gruppo di ricerca sul paranormale, si chiama GRIS, Gruppo Investigativo Santa Sede, di cui io ho conosciuto alcuni esponenti laici, e fanno le stesse ricerche che facciamo noi. Come? Ci dite che quello che facciamo noi non è vero, non esiste tutto, però poi lo fate anche voi. Fate le ricerche. Insomma, c'è e qualcosa di scritto. Tiri il sasso e nascondi la mano. Caro mio, ce ne sono di storie, potremmo stare a parlare. Dora qua rappresenta proprio l'archeologia quella vera, no? Adesso, ma se lo abbiamo riscontrato noi, se abbiamo trovato noi nei documenti di Basilea e di Norimberga le testimonianze degli avvistamenti UFO riportati nei disegni delle cronache e delle dilogie dell'epoca, ma poi che il Vaticano non ci hanno di tutto e di più. Hai voglia. Letto Plinio Vecchio, Plinio Giovane, o seguente, per parlare dell'antica Roma. Ma dall'area 51 una barzelletta. No, ma l'area è detto all'inizio. Il cristianesimo, rispetto a quello che è il messaggio di Cristo, così com'è, cioè la Chiesa Cattolica, ha trasformato tante cose. A partire dal fatto che ha cancellato il concetto della ricarnazione. Ma ha stravolto tutto. L'hanno stravolto al loro uso e consumo. Fino a considerare la ricarnazione era all'interno della Chiesa. Certo, non la davano al popolino, ma Sant'Agostino scriveva proprio il popolo non è pronto per i concetti della ricarnazione. Certo. Capisci? Ma poi anche il concetto di Trinità non lo ammetteranno mai, che è il concetto di padre, figlio, cioè nel senso la Trinità, si riscontra anche in tantissime altre culture, per esempio anche in India Krishna nacque da una vergine, il culto anche del mitraismo, mi pare, come si chiama? Il culto di Mitra, come no? Il culto di Mitra, il culto di Zoroastro anche, ma cioè in tutte le varie culture si riscontra la Trinità, ma anche nei culti sumeri, cioè si riscontra questa Trinità anche in altre culture. Tutte le religioni secondo me partono da un punto comune, poi ci sono diramazioni, varie trasformazioni a secondo il popolo che le trasforma a loro uso e consumo, ma l'origine è una. Sì, e poi anche il fatto di... Ma lo dici a me che sono colui che porta avanti il messaggio del metodismegisto che è alla base di tutte le religioni, di tutti i... Sì, ma è così. Partiamo ma anche... La cosa bella è che adesso si riscontra che anche nei sette principi ermetici troviamo il riscontro pure nella fisica quantistica. Quindi, sai, io nel libro che ha detto anche Gabriele prima, no? Perché adesso tipo è uscito anche il terzo quaderno con il risultato dell'incontro fra l'ufologia e la scienza, no? Perché tu sai che adesso è attivo il comitato tecnico scientifico, quindi abbiamo fatto questo quaderno. E in quello precedente io proprio ho riportato proprio il parallelismo fra i sette principi ermetici e quello che afferma la fisica quantistica dopo le scoperte come quelle di Aspect e le teorie di Bohm relativamente all'entanglement, al discorso che siamo in un universo olografico, che quello che vediamo dipende dalla posizione in cui stiamo e che quindi l'uomo si deve specchiare perfettamente nella frase io so di non sapere. Tutto qua. E certo. Certo. Comunque sono rimasti 5 minuti e a proposito della guerra io se avessi avuto più tempo avrei voluto dire
cosa c'è dietro tutto quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni. Perché se vuoi capire l'attualità e quello che succederà a prevederlo, devi partire da quello che è successo prima e perché ci troviamo in questa situazione. In fondo, questo scontro che si sta delineando tra gli Stati Uniti d'America e i suoi alleati, compreso l'Europa e quelli che sono nell'influenza del Commonwealth, no? Quindi Canada, Australia e via discorrendo. E quei paesi che sono, diciamo così, adesso si dice filorussi, no? Per esempio l'India che non ha accettato il discorso ecologista, la Cina che non ha accettato il discorso ecologista, la Cina che appoggia la Russia contro le sanzioni dell'Occidente, ma anche la posizione del Brasile, del Messico, perché dietro, prima della guerra, prima delle sanzioni, prima di questa situazione, c'era che questi stati che ho citato adesso erano fra quelli che volevano abbandonare il dollaro come mezzo di scambio internazionale. Adesso tu sai che noi ci diamo sempre gli alta per dire com'era l'ordinamento prima del crollo del muro di Berlino, prima che finisse la guerra fredda. Ma il vero, diciamo così, momento in cui si è deciso, appena finita la guerra, come doveva organizzarsi il mondo dopo la seconda guerra mondiale, è stata in una riunione ben precisa e è stato in una località in America, in Wisconsin, a Bretton Woods, dove tutti i paesi alleati contro il patto d'acciaio, di quelli che avevano vinto la guerra, compresa l'Unione Sovietica, si sono riuniti per 6 mesi, per 24 giorni a luglio, e hanno deciso di fondare il Fondo Monetario Internazionale, da cui poi è nata la Banca Mondiale, da cui poi è partito tutto l'ordinamento economico che sta per essere trasformato in questo momento, perché dal momento del crollo del muro di Berlino è cambiato il mondo e quindi stanno combattendo quello che da quelle risultanze qualcuno cerca di sfruttare per dominare il mondo, non per regolarlo. Perché a Bretton Woods si erano fatte delle regole per darsi un vivere comune civile su un'idea economica che era l'economia dell'epoca. Oggi invece, grazie alla crescita tecnologica, grazie alla possibilità che abbiamo di affrancare l'uomo dal lavoro, invece di andare verso utopia, si sta andando verso il dominio di pochi su tutti. Cioè, tu capisci la differenza? Invece sì. Di liberare l'uomo dal lavoro e quindi poter dedicarsi alla ricerca, alla crescita spirituale, quello che c'era scritto nel romanzo del Settecento Utopia, che l'uomo finalmente era libero di fare, no? Invece si sta utilizzando i sistemi che avevano un senso in un'economia diversa per tenere sempre di più sotto e sempre meno liberi. Insomma, in poche parole, se tu guardi quello che sta succedendo, stiamo andando verso quello che è la società del film Blade Runner, dove agli ultimi piani ci sono quelli che dominano il mondo e il resto ci sono i cattivi che fanno rubare l'antenna dalle macchine. Ma sarà sempre così con l'essere umano. E la storia si ripete. E ci fu in passato questa situazione, la stiamo vivendo adesso. Se ne veniamo fuori, la rivivremo, o chi per noi, chi dopo di noi la rivivrà ancora. Sono eventi ciclici che l'essere umano purtroppo è fatto così. Deve sempre esserci il dominatore di tutti. Non siamo all'esame finale, Pippo, perché tu sai che io credo nella reincarnazione, credo nell'universo diviso in dimensioni, e se noi siamo alla quarta dimensione, ma sai perché? Perché se fosse veramente l'Armageddon, l'Apocalisse, cioè il cambio di ciclo, no? Laddove noi dobbiamo salire di grado, salire di dimensione, i segnali che danno, perché sempre nel mondo c'è stata la guerra, la carestia, la pestilenza, ma mai globale. La novità rispetto a tutto il resto della storia dell'uomo è che questa cosa non interessa l'Europa, l'Africa o Sud America, interessa il mondo. Sì. E anche quello che ha detto Gabriele, che tu forse non l'hai potuto sentire, a proposito
del fatto che con questa scusa della disclosure stanno puntando a mettere gli eserciti nello spazio, no? E a spostare la guerra dalla terra a dallo spazio, perché poi dallo spazio non scappa più manco una mosca. Già adesso con i satelliti riesci a vedere fino a 30 metri sottoterra quello che succede. Pensa se le armi le metti nello spazio, no? Con la scusa che ci sono gli extraterrestri e ti possono invadere, capisci? E allora qui stiamo andando veramente verso un discorso che, però, se è vero che le scritture si devono compiere, la cosa bella è che nel momento in cui ha vinto quello che noi possiamo identificare nell'anticristo, cioè il nuovo ordine mondiale, le multinazionali, quelli che vogliono governare il mondo, nel momento in cui vincono hanno perso. E temo proprio di sì, non ci sarà un vincitore. Comunque, siamo ottimisti, è l'inizio dell'anno. Ma sempre. Sono contento di avervi incontrato di persona, anche se da lontano, però almeno ci siamo visti. Il tempo è finito, abbiamo pure sforato di 2 minuti. Dora, grazie tantissimo per essere intervenuta e tanti auguroni. Un bacione. Grazie anche a voi, un bacione a voi. Grazie, ciao. Manterremo l'impegno in quest'anno di essere presenti, comunque vi inviterò in molte trasmissioni e parleremo anche delle nuove ricerche, Vippo, che faremo in campo extraterrestre percezione. Dora, parleremo di tutto quello che hai accennato in apposite trasmissioni. Grazie a tutti quelli che hanno seguito fino grazie adesso. Grazie a voi. Avuto la pazienza di seguirci. Buon anno ancora. Grazie a voi. E ciao, tanti buon anno, auguri, grazie tanti anche auguri voi. A tutti. Ciao, presto. A presto. Ciao. Ciao. Ecco qua.